sono bastati 10 minuti per creare un allagamento. Altri 10 minuti avrebbero sicuramente le acque inondato gli appartamenti, alcune situazioni che ancora sono in fase di ripristino rispetto all'alluvione del 2019. Gli allagamenti a causa del maltempo nella zona di Via Romana continuano a ripetersi e i cittadini sono sempre più esasperati. Ad ogni temporale, infatti, tra i residenti si riaffaccia all'incubo vissuto nel 2019 con strade allagate ed abitazioni sotto centimetri di acqua e fango. Il rischio alluvione dunque in questo quartiere sembra essere sempre in agguato e così il comitato di Via Romana di Arezzo, nato da una spontanea aggregazione di persone, lancia un nuovo appello al neoconfermato primo cittadino Alessandro Ghinelli. Noi chiediamo che venga messa nell'agenda del Comune come prioritario l'intervento nella zona del Via Romana per quanto riguarda il reticolo idrogeologico e fognario, perché come comitato noi, essendo nati come una libera aggregazione di persone, abbiamo come referenti, abbiamo sempre cercato di avere come referenti le istituzioni, cercando di avere risposte pronte. In questo periodo di campagna elettorale abbiamo rispettato un silenzio stampa per tutto il periodo della campagna elettorale, anche in occasione di due eventi abbastanza critici che hanno messo un po' in allarme nuovamente il quartiere di Via Romana. Uno, durante la consultazione referendaria regionali e comunali, c'è stata un'acquazzone abbondante che ha evidenziato delle criticità, e poi quello durante il giorno prima del ballottaggio, dove praticamente in 10 minuti di acqua si sono completamente riempite il sistema fognario, sono tracimati anche i tombini, si sono alzati, c'è stato anche qualche danno a un'autovettura. Quindi chiediamo al nuovo sindaco, a questo punto di cui conosciamo il nome, che in continuità con quello che è stato fatto si riprenda immediatamente i progetti che via via sono stati presentati e si passi alla fase esecutiva.